Vado ancora da Quagliariello perché vorrei chiedere a Quagliariello subito se tutte queste dichiarazioni, tutto quello che sta accadendo vuol dire che la coalizione di centrodestra non esiste più e poi Simone, a questo punto prende anche più forma il tema di Simone Canettieri, quindi se anche voi state guardando al centro. Intanto però do il buongiorno e il bentornato al professor Nicola Rossi, economista. Buongiorno. Eccolo. Prego, Quagliariello. Guarda, io penso questo, che insomma le coalizioni non sono, diciamo, un atto di fede, le coalizioni non sono, diciamo, un dato etnico. Non è che uno tifa per una coalizione così come tifa per una squadra di calcio. Insomma, io ovviamente tifo per il Napoli sia che c'è Maradona, sia che il Napoli si trovi in Serie C. Ma una coalizione politica è un'altra cosa. Ora, il fatto che nel centrodestra ci siano dei problemi, ma questo non è che lo scopre chi vuole fare altro, è una cosa che viene detta in termini chiari dalla Meloni, nel momento nel quale dice Salvini deve scegliere fondamentalmente tra me e Draghi. Lo dice Salvini, preferiscono il partito anziché la coalizione. Insomma, mi sembra che sia un dato di fatto e credo che se vogliamo parlare di cose serie, il problema sia il governo Draghi. È molto difficile fare un'intera metà legislatura su posizioni così differenti. Non si può essere una parte della coalizione all'opposizione e un'altra al governo e poi salire su un palco insieme. Ora, chi dice che nel Paese esistono delle sensibilità che vanno, diciamo, oltre la razionalità, dice una cosa vera, ma queste sensibilità per tenere in piedi uno schieramento politico non bastano. Quindi oggi mi sembra che sia il momento nel quale ognuno dovrebbe ritrovare una sua identità, dovrebbe ritrovare un linguaggio meno confuso, per poi comprendere se delle aggregazioni possono essere possibili prima delle elezioni oppure successivamente in Parlamento. Ecco, io credo che i sistemi politici funzionano così: o le coalizioni si formano prima, o le coalizioni si formano dopo, oppure il sistema si regge, come negli Stati Uniti, su grandi partiti di coalizione. Cioè grandi partiti, chiaro, dove ci sono... Chiaro, però mi sembra che insomma non sia molto lontano dal dire delle cose di Quagliariello che il centrodestra si è sciolto come neve al sole, come aveva detto Salvini. Mi sembra che tutto sommato questa distinzione, anche questa impossibilità di stare insieme rispetto a una linea importante, insomma, quella a favore o contro il governo Draghi con Giorgia Meloni, anche lei la stia da un altro punto di vista, però certificando. A Simona Bonaventura.